Da quando mi sono trasferito all'interno della mia nuova casa e vi ho presentato la mia nuova macchina, voi avete cominciato a diventare parte integrante dei miei video, consigliandomi ogni singolo giorno nuove modifiche da fare all'auto. E volete sapere perché ora non è qua? Perché come avete visto la titola è pronta per subire una gran bella modifica che probabilmente avrei anche dovuto fare prima. Colazione, docetta, RS3 e adesso parte un viaggio di un paio d'orette in macchina. Dopo un paio di orette sono arrivato a Padova e come vedete ovviamente sono con il gioiellino. Sono infatti insieme ad Enrico di Mosca Garage. Bella, ciao bro da Mabullo. La Edo, piacere. Perché visto che letteralmente chiunque che seguisse me e seguisse lui ci ha messo in contatto, abbiamo deciso di fare una piccola modifichina, come avete visto dal titolo, al volante della mia Audi. La cosa che tutti pensate è che io stia per montare un mega volante in carbonio con i LED e tutto. La verità è che sinceramente, per quanto belli siano, il mio volante in Alcantara mi piace veramente tantissimo. Quindi ho sentito il mago. Andiamo a customizzare il tuo volante di serie. God damn, mi piace questa parola. Mettiamoci all'opera. Primo step, quindi, mi pare di capire, rimozione dell'airbag, che come potete vedere stona un po' rispetto al volante, perché il volante è in Alcantara, mentre questo qua è in plastica, raga. Ok, ovviamente già questo è un grande spoiler di quello che stiamo combinando. Step successivo, rimozione tasti. Vedo qua, andiamo a rimuovere le palette perché il feedback alla guida, chiaramente, come può essere basico, la paletta è piccolina, sì, è minuscola. La vedi e non la vedi e non la senti. Ci mettiamo una paletta molto più cazzuta. Ovviamente. Spoilerino delle palette. Allora, paletta di serie, sì. L'amorosamente originale RS3, sostituzione con un vero carbonio. Mamma. Style Urus. Guardate che spettacolo, ragazzi, tra l'altro è leggerissima. E ovviamente andiamo a riprendere tutto il look della mia macchina, che è veramente piena di carbonio. E mentre Enrico fa il suo lavoro, qualcuno di voi avrà anche intravisto la seconda chicca che faremo, ovvero montare questo airbag bellissimo, nero, in Alcantara con le cuciture rosse come tutto il resto della macchina, insieme ad un altro paio di cose che vi faccio vedere tra pochissimo. Comunque lui va come un treno, ve lo dico, velocissimo. Ok, è passata una mezz'oretta e non credo ai miei occhi. Buttiamo via i pezzi originali, vi presento il nuovo volante della mia Audi. Abbiamo tutto l'Alcantara originale attorno al volante, Alcantara sull'airbag con cuciture rosse esattamente come tutto il look della macchina, con tutto i dettagli neri decisamente molto più belli rispetto all'originale, ma soprattutto tastini drive select, start and stop engine, ovviamente raga, tasti che sono funzionanti come potete vedere. Vado ad accendere la macchina, vado a cambiare le modalità di guida e soprattutto guardate qua dietro raga le palettine in carbonio e guardate che look stupendo che ha adesso rispetto al volante originale. Non è una pacchianata, niente carbonio, niente led, niente cose che a mio parere avrebbero stonato, ma è decisamente molto più cattivo. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate con un commentino qui sotto. Io devo assolutamente ringraziare Enrico di Mosca Garage, trovate i loro contatti qui sotto nella descrizione, fa tutta una serie di cose per le vostre macchine, si occupa poi anche di volanti, quindi fate un salto nella sua pagina e andate a vedere un po' quello che combina. Ciao ragazzuoli, alla prossima. Ma volante a parte, perché sono qua? Innanzitutto c'è qua un ragazzo che potreste conoscere. Sono qua perché Danny sta organizzando un mega evento insieme a Nomad, insomma vi farò vedere un po' di dietro le quinte. Ciao ragazzi, grazie per essere qua. Grazie. Ieri sera tardi a tornare a casa da solo in macchina me la sono vista veramente brutta. Stavo guidando bello tranquillo in autostrada quando tutto ad un tratto è iniziato a diluviare e grandinare contemporaneamente, non solo mandandomi in para estrema per la macchina ma anche per la mia sicurezza. Non avevo mai visto piovere così tanto tutto insieme. La visibilità era forse a 10 metri, era veramente inguidabile. Considerate che le riprese che vedete nel video non rendono neanche tanto giustizia, al punto che dopo poco mi sono addirittura fermato sotto un ponte in autostrada con fendi neri, nebbia, piede sul freno, 4 frecce, di tutto e di più per fare tutto in sicurezza. E insieme a me sono arrivate un sacco di altre macchine, perché era veramente una situazione inguidabile e molto pericolosa. Pazzesco. In ogni caso adesso vado a casa dei miei genitori ad allenarmi e soprattutto provo per la prima volta il mio drift trike in una pista di kart. Poi capirete bene il motivo, non vi voglio spoilerare troppo. Mentre sono alla guida della macchina di mia madre, per dirvi che questo video è sponsorizzato da me stesso. Tantissimi di voi non sanno che ho anche un profilo TikTok che sto iniziando ad utilizzare, creando dei contenuti ad hoc molto interessanti. E tra questi c'è una nuova serie che sicuramente vi coinvolge e che vi piacerà tantissimo, nella quale grazie ad un noto partner che vi ho già fatto vedere diverse volte sul mio canale per analizzare le targhe dei vostri veicoli, realizzo 2 TikTok alla settimana dove analizzo proprio le vostre targhe gratuitamente e mostro quei report all'interno di video del mio profilo. È una buonissima occasione per voi se state acquistando un nuovo veicolo ad esempio, oppure se avete dei sospetti sulla macchina di vostra madre, di vostro zio, di vostro padre. È totalmente gratuito, quindi mi raccomando, seguitemi su TikTok, così anche voi potrete partecipare a tutte queste belle cosucce che faccio 2 volte alla settimana.
Come direbbe qualcuno, la giornata di oggi è veramente caliente. Ma c'è dietro la scritta che ho scritto caliente? Certo, però. Ma non è vero, bro. Sono insieme al Danielone che ha appena provato la mia macchina, quindi probabilmente video in arrivo sul suo canale presto. Devo dire che si è divertito lui, mi sono divertito io e ci siamo cagati addosso reciprocamente mentre guidava l'altro. E adesso, come vedete, è alle prese con la registrazione del suo video. Guarda qua il mio Uber. Come spero abbiate visto sul canale, qua dietro abbiamo le talarie e stiamo andando a fare finalmente il primo vero giro con le talarie insieme, dove io probabilmente cadrò e mi farò malissimo. Ciao! Ciao! Vede che sono un po' pezzato, raga. Adesso come ti sentite ad avere la talaria sporca come la mia? Andare a casa subito a lavarla. Belle le endurate, eh? Un po' meno il mio cappellino e il mio outfit. Ma questa cosa, dopo aver fatto enduro, è veramente brutta. Mega idropulitrice e si lava gioiellino. E ora è tutta bella pulita e pronta, con sopra anche i suoi documentini. Perché io vi adoro e siete riusciti a fare un miracolo. Un po' anche io, sinceramente. Ovvero convincere la mia Violettina a provare per la prima volta in tutta la sua vita una moto. Opinioni a caldo. Sono spaventatissima, ho paura. Scrivetemi nei commenti secondo voi se ci riuscirà, anche perché probabilmente presto vedrete il video sul canale. E a proposito della Violetta, sto correndo un rischio incredibile, perché mi è stato fatto un regalo da vecchione totale proprio. Solo che per farvelo vedere rischio di spoilerare dove abito, e quindi devo stare attento. Guardate che figata, ragazzi. Quello che vedete è il balcone di casa mia, e questo qua è un dondolo per vecchi. Mi stai spopolando una tetta, amore. Oh, scusami. Per apprezzare il rumore del traffico e un po' di aria pulita. L'abbiamo costruito insieme, raga. Pazzesco, eh? La cosa più difficile è stata buttare tutto l'imballaggio. Cioè, questa è solamente una parte ed è anche tutta bella piegata. Ma quanto è figo, raga, avere un volante del genere a disposizione. Full start. Vai. Ti faccio sentire con le valvole chiuse, senti, eh? Vai. Stiamo andando a pranzare a casa della Violettina con la sua famiglia, perché sta per diventare un giorno molto importante, visto che domani è il giorno del mio compleanno. Divento vecchio, 22 anni, per quello che prima vi parlavo di regali. Guardala lì dentro che si fa i selfozzi. Comunque, raga, lei se non si fa un centello ogni 2 o 3 giorni non è felice. Veramente sta macchina consuma un botto. Ormai c'è il team di Kuwait che quando mi vede arrivare con la macchina si sfrega le mani. Oggi buongiorno così, giorno del mio compleanno. I ragazzi mi faranno un favorone, ovvero completare sostanzialmente tutto ciò che manca alla macchina, ovvero musata anteriore completamente in PPF, specchietti. E già che ci siamo, facciamo anche questa parte, così siamo sicuri di non rigarla. Auto consegnata, la ritirerò domani, così i ragazzi hanno tempo di far riposare il PPF e anche di applicare la nanotecnologia in tutti quei punti in cui non era stata fatta, perché ricoperti di PPF. È arrivata Viola a casa mia, si è fatta scarrozzare da mia mamma. Ma buongiorno. È arrivato quel momento in cui Viola proverà ufficialmente la moto. Posso pettinarti le sopracciglia? A me? Oh, porca miseria. Guardate qua che motina che abbiamo. Un altro mezzo, ma soprattutto la Violettina che si mette le protezioni. Diciamo che se tutto va bene vedete presto il video sul canale. Oh, Violetta, 22 anni oggi, eh. Auguri, amore. Grazie, grazie, grazie. Guardate la faccia di una ragazza che non vede l'ora. Adesso arriva la parte più meritata della giornata, ovvero goderci un po' di aria condizionata a casa e un bel po' di acqua fresca, raga. Comunque, per favore, basta commentare che il mio parafango è bruttissimo. Non riesco a mettere like a tutti. Il tutto si conclude con un po' di Lilo e Stitch. Bellissimo, non me lo ricordavo così bello. E con io che monto questo stesso video. Ricordatevi di seguirmi su TikTok e su Instagram, e che qui sotto nella descrizione trovate i contatti di Mosca Garage. Vi mando un abbraccione, raga, sono troppo stanco. Bambola.